si mettono. È un onore aver portato la fiaccola dall'inizio, dalla casa della città, che è il Palazzo del Comune, poi darlo a un atleta, a Paola Del Giudice, che a sua volta l'ha data ad altri Teodofori. Siamo arrivati qui nel cuore di Napoli, vicino, credo, al lungomare più bello del mondo. Lo so che potrei essere di parte perché sono napoletano e sindaco, ma voglio dire, basta girarsi e vedere che cos'è. Credo che sia un'immagine davvero di potenza, di umanità, e credo che anche la serata di domani inaugurale dimostrerà al mondo la potenza veramente incredibile della nostra città, che in pochi mesi è riuscita a costruire questo evento, perché in tanti ci hanno creduto, c'è tanto lavoro, c'è tanto impegno, e domani deve esplodere solo una potenza di umanità, di sport e di gioventù. Io da oggi fino al 14 parlo solamente di Universiadi e parlo solamente degli atleti, dello sport, della città. Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Fino al 14 le domande sono sempre legittime, ma la mia risposta sarà questa, qualsiasi cosa succede. Grazie.